Fin dalla sua presentazione nel 2015, la BMW S1000XR ha colpito appassionati dell'elica e non, ponendosi come testa di ponte per due mondi apparentemente inconciliabili, quello delle hypersport e quello delle touring. A distanza di 5 anni dunque il restyling era atteso e i tecnici BMW non si sono certo risparmiati. Se l'estetica cambia poco, infatti, è sotto le carene che è stato fatto il lavoro più certosino. Il 4 cilindri in linea in questa configurazione è capace di 165 cavalli a 11.000 giri e sprigiona 114 Nm di coppia a 9.250 giri. A livello ponderale i tecnici BMW hanno fatto un piccolo miracolo, riuscendo ad alleggerire il motore di circa 5 kg, intervenendo in molte sue componenti, rendendolo così più efficiente e compatto. Tutto nuovo anche l'impianto di scarico, che ora prevede due catalizzatori a tre vie e un terminale più corto. Molto completa la dotazione elettronica, che prevede di serie buona parte dei dispositivi disponibili. Ci sono 4 riding mode, il controllo di trazione evoluto con dispositivo antimpennata, la piattaforma inerziale a 6 assi e la gestione del freno motore MSR. Anche la ciclistica è stata profondamente rivista. Il motore ora è un elemento stressato, il telaio in alluminio, composto da 4 elementi fusi a freddo, è stato rivisto in molte sue parti per ottenere un buon compromesso tra rigidità e flessibilità. Cambia dunque la posizione di guida, ora è più avanzata e caricata in avanti, tutto a vantaggio del feeling di guida all'anteriore. Rivisto anche il manubrio, ora più stretto di 30 mm, ma soprattutto dotato di un sistema che disaccoppia i riser e di fatto isola il manubrio dalle vibrazioni. Di serie ci sono le sospensioni semiattive Dynamic ESA, mentre resta optional la soluzione ESA Pro. Nuove anche le ruote, più leggere di 1,8 kg, mentre al comparto frenante troviamo pinza d'attacco radiale a 4 pistoncini che agiscono su dischi da 320 mm di diametro. Di serie c'è la BS Pro con funzione cornering. Utile e ben fatto anche il plexiglass, regolabile su due posizioni. Di serie anche l'ormai celebre cruscotto TFT da 6,5 pollici, in grado di connettere la moto al cellulare tramite app e di fornire una serie pressoché infinita di informazioni sullo stato, non solo della moto, ma anche del viaggio. Prezzi? Si parte da 17.790 euro per la versione in grigio, a cui, se si vuole la rossa, bisogna aggiungere 370 euro. Ovviamente tutto salvo optional fondamentali, che BMW ha suddiviso per comodità in 3 pacchetti, il Dynamic da 1.300 euro, Touring da 500 e Carbon da 1.800. In sella si sta comodi, la posizione di guida è confortevole ed è ottimizzata dalla buona posizione di pedane e manubrio, adatti a piloti di tutte le altezze. In marcia ovviamente sia alle basse sia alle alte velocità spiccare il motore, potentissimo e pieno, il vero centro di gravità permanente dell'XR. Ai bassi la coppia è tantissima, ma viene erogata in maniera quasi elettrica, facilmente gestibile e dosabile anche in condizioni di guida cittadina. Ma è quando le strade si aprono che il 4 cilindri offre il meglio di sé, merito di un'erogazione rabbiosa ma fluida che accompagna il pilota tra le curve quasi senza fare fatica. A supportare l'esuberanza del motore ci pensa una ciclistica bene a punto, soprattutto nella configurazione con Dynamic ESA Pro, efficacissima nel gestire asperità dell'asfalto e nell'assecondare tutte le voglie del pilota. Ottima l'elettronica di controllo, le mappature sono perfettamente calibrate e se la Rain è tipicamente conservativa, la palma della migliore se la giocano Road e Dynamic, con la prima più rotonda e adatta a una guida meno forzata e la seconda più appuntita e perfetta per gestire una guida di corpo. Capitolo comfort. Il parabrezza fa il suo dovere in maniera egregia, se si alti fino a 180 cm la protezione dall'aria è pressoché totale. Stesso discorso per le vibrazioni. Se la prima versione ne aveva in abbondanza, questa seconda generazione di XR ne soffre parecchio meno. Ovvio, non sono sparite, ma per un 4 cilindri privo di contralbero di bilanciamento il risultato ottenuto è elevatissimo. Insomma, questa seconda generazione di S1000XR ha migliorato alcuni aspetti perfettibili della prima versione, come il comfort a bordo, e ha reso ancora più godibile un motore già ottimo di suo, capace di coniugare potenza bruta a un'insospettabile facilità di utilizzo. Fare meglio per le rivali, insomma, sarà parecchio difficile.